Ed eccoci qua oggi 17 novembre 2020. Ormai ci stiamo avviando alla conclusione della seconda decade del mese di novembre, il mese di Veneto Spettacoli di Mistero. Buonasera a tutti quanti, ben ritrovati in questo appuntamento dell'Almanacco del Mistero che va in onda tutte le sere alle 21. Allora, stasera, come qualcuno di voi già saprà, andremo a trattare di un essere mitico del Veneto, tramandato nella tradizione orale. Ed è un essere che ha a che fare con l'acqua. Prima di presentarvi l'ospite, aspetta che ci sei. Ah, c'è già il bat. Ciao Nicola, ciao ciao. Allora, prima di presentarvi l'ospite, che veramente stasera abbiamo un ospite particolare molto interessante, vi introduco l'argomento con un video. Le anguane. Anguane? Sì, anguane, gane, acquane, ondine. Ninfe d'acqua venete. Le anguane, ancor più delle streghe, abitano le grotte e sono strettamente collegate all'acqua. Sono lavandaie, abili ricamatrici, amano la danza, amano cantare. Oh, ma se è per quello, insegnano anche a far formaggio e ad allevar bambini. Prevedono anche il maltempo. In genere hanno i piedi caprini e nell'alto bellunese hanno i seni molto lunghi, da poter gettare dietro alla schiena per allattare i bambini che tengono nella gerla. Si possono trasformare in bisce d'acqua e, se viste dai cacciatori, fuggono trasformandosi in cigni. Le anguane sono esseri mortali. Di anguane è pieno tutto il Veneto. Quelle della Lessinia addirittura sono metà donna e metà serpente. Se un'anguana ha un figlio brutto, lo scambia con quello degli umani. Se la donna si accorge per tempo dello scambio, dà dei pizzicotti al bambino dell'anguana, fino a farlo piangere. L'anguana, che non si è allontanata del tutto, perché rimane comunque nei paraggi per essere sicura che quella donna si prenda cura di suo figlio, sentendo il bimbo che piange, torna indietro e restituisce il figlio della donna, riprendendosi il proprio figlio selvatico. C'è un modo di dire molto curioso nel Veneto: sigar come l'anguana. Dovrebbe essere riferito a un suono molto stridulo. Nessuno ha mai sentito gridare effettivamente l'anguana, ma tutti, quando sentono un particolare grido di una donna, le dicono appunto: a te si drio, sigar come l'anguana. Il Veneto è pieno di grotte e le grotte sono piene di leggende legate a queste figure. La più famosa è la montagna spaccata di Recoaro, dove lì c'è appunto la regina Etele, figlia della regina madre Utele. Anche nel Cadore troviamo molte anguane, per lo più nei luoghi un tempo abitati dai paleoveneti. Un certo tipo di anguane sono le ondine, che troviamo nei racconti dei Monti Pallidi. Queste figure, provenienti comunque dalle saghe germaniche e nordiche, ammaliano gli uomini, trascinandoli con loro nei corsi d'acqua. Poi l'incontro finisce con un amplesso, ma sarà mortale per il malcapitato. Le anguane dunque rappresentano i simboli dei sortilegi dell'acqua e dell'amore legati alla morte. Rappresentano perciò i pericoli derivati dalla seduzione. Ed eccoci qua, ben ritrovati. Con questo video avete capito, si parla di ninfe d'acqua venete, le anguane. E ho un ospite straordinario, Chiara Santa Giuliana. Ciao Chiara! Ciao, buonasera a tutti. Aspetta che metto a posto l'overlay qui, che lo rimuovo, perfetto. E allora, come stai, Chiara?
Come va? Molto bene, grazie. Chiara, intanto, cosa fai nella vita tu per essere stata coinvolta in questa trasmissione dell'Almanacco del Mistero? Beh, intanto penso che dipenda un po' dalle mie origini, che sono requaresi. E in quanto requarese, io mi sento un pochino anguana, proprio nell'anima. Ho fin da giovane partecipato sempre alla chiamata di marzo, che è una rappresentazione popolare che avviene di solito nell'ultima settimana di febbraio, ogni 2 anni. E qui appunto facevo parte di questo gruppo di anguane, che mi hanno sempre affascinato. Erano particolari, ma vestite di nero, necessariamente con degli zoccoli di legno. E portavamo delle ceste che, secondo la leggenda, dovevano portare l'acqua. E questa cosa mi ha sempre inquietata, nel senso che come si fa a portare l'acqua con le ceste? Eppure le anguane questo facevano, almeno mi era stato raccontato così. E quindi poi mi è capitato, tra l'altro, anche spostandomi di abitazione, di andare ad abitare sempre lungo i corsi d'acqua. Quindi questa cosa mi ha un po' fatto pensare di avere delle origini di anguana. Chiara, In fondo un po' ci credo. ti posso garantire che io sono cresciuto con l'acqua di sorgente sulla corte e mi manca tremendamente il suono dell'acqua e il canto dell'acqua, non è un suono, è un canto. E quando cammino, se trovo un fiume, io percorro il bordo del fiume al limite del possibile. Ho bisogno di stare accanto all'acqua anch'io. Quando ci sei cresciuto così, non lo porti dentro nel DNA, ti capisco. E la magia dell'acqua, perché poi quando stai in mezzo alla natura, cogli quelle sfumature, capisci il senso del giorno e della notte. Insomma, se sei figlio di contadini, certe cose le cogli e ne senti il bisogno. Pertanto ti capisco benissimo. Ma allora, se tu ti senti anguana. Chi è che tu mai senti e sigare anguane? Sì. Sì. E Sì. cantare? Anche cantare, sì. Sì, perché dovete sapere, cari amici, che Chiara è anche una brava cantante. Scrivi canzoni tu, oltretutto. Sì. Sì, questa sarebbe la mia professione, poi la vita a volte ti fa cambiare strada e quindi E allora le tue ho cercato canzoni le altro. declini sulla identità veneta, perché tanto Sì. ti ho capito come sei fatta tu. Giusto? Mi fai Sì, ho sentire composto un 30 CD. secondi così al volo? Sei in grado di farmi 30 secondi al volo di una canzone legata alle anguane? Ce Alle l'hai? anguane. È certo, Dai, ho così, una via, serie ascolta di Deo come canzoni ti disegno gli altri. sulle Dai. la mirata. Aspetta, come si intitola? Anguane. Allora aspetta, Anguane. lasciami fare le cose da Festival Sono così. Sanremo. Di Chiara Santa Giuliana, la canzone Anguane, canta Chiara Santa Giuliana. Fuori da ogni tempo, da un'eternità, quando si fa notte nell'oscurità, un sinuoso movimento che ti incanterà, portandoti lontano dal presente, fra le sagge pietre ricche di poesia. Come dei serpenti scivolano via verso la sorgente per ritrovarsi lì, splendide e lucenti le anguane. Con la luna piena il loro canto si udirà, con i veli candidi una danza inizierà. Femmine ammalianti ricche di fecondità, misteriosamente fantastiche, le anguane.
Brava, che bello! Oh, ma sei meravigliosa così, cioè, Tessina Veneta, insomma. Che brava, bella, brava, brava, che bella voce che hai, complimenti. Allora, con la tua voce, e tu che sei una grande collaboratrice, consiglio a tutti di andare a vedere la chiamata di marzo perché propongono gli antichi mestieri, mestieri di una volta che sfilano lungo le vie del paese, lì a Recoaro. Insomma, raccontami delle tue anguane, hanno qualcosa di particolare o comunque come sono conosciute da voi le anguane? Sì, allora di sicuro devono avere una parte di follia, no? Perché anche tra di noi, per prepararci, facevamo una specie di rito che ci dava la carica poi per un po' per affrontare l'esperienza di avere migliaia di persone intorno che ci guardavano e un po' proprio perché vedo questo spirito, come dicevi tu, di cantare, di urlare come le anguane. Quindi ci preparavamo. E alla fine giornata, sinceramente, eravamo tutte senza voce. E tra cantare e raccontare le filastrocche e poi eseguire questi altri movimenti come delle danze improvvisate o con dei veli o quant'altro, oppure lavare i panni, quindi fare certe attività caratteristiche delle anguane, insomma, ci occupavano ben bene tutto quanto Sì, il perché tempo della infatti, presentazione. come ci scrive e riportano tutti gli iscritti, le anguane amano stare nell'acqua e pettinarsi i capelli cantando. È vero. E più ti Sì. che bei dritti, pertanto te ve anche a bese, anche a bene. Ti fanno i complimenti qua, hai visto su, ad esempio, Non ho, grazie. Paolo Cazzella, tutti quanti. E allora, le anguane amano pettinarsi nell'acqua, in genere insegnano No. anche a fare formaggio e poi hanno delle altre particolarità lì nella vastra vallata. Ma noi per esempio usavamo mettere dell'edera nei capelli proprio perché far capire che si usciva dal bosco, dalla natura, quindi potevamo avere delle acconciature con dell'edera intorno e magari addirittura disegnate sul volto delle foglie che Sì, perché rappresentassero la natura, insomma. le anguane sono confinate dal Concilio di Trento, come tutti gli esseri mitici e gli spiriti maligni, dal canto del gallo al battere dell'Ave Maria alle 8 di sera. E le anguane dovevano ripiegare, rifugiarsi nelle sorgenti d'acqua o stare sotto il corso d'acqua. Esatto. E starne lontani perché magari se uno andava anche a disturbarle, queste ti creavano dei gorghi e ti tirava lento e ti morivi di gà. Giusto? Dico bene, Chiara. Dico bene, Chiara. Bisognava stare attenti ai corsi d'acqua, andarci da soli e quant'altro, soprattutto nei gorghi. E allora, ci sono altre particolarità, a te, ad esempio, ci sono leggende lì riguardanti le anguane di qualche sito, di qualche posto, dalle tue zone? Punto di Beh, domanda. allora, chiaramente ce ne sono tante e anche è possibile che da una contrada all'altra, da un paese all'altro, queste leggende siano leggermente diverse, insomma, a seconda di chi le ha tramandate, come le ha tramandate, le ha interpretate, eccetera. Ci sono varie sfaccettature. Comunque, io sono particolarmente legata alla leggenda della montagna spaccata perché d'estate passo il mio tempo, beh, non solo d'estate, insomma, è una località che è diventata un punto di interesse anche turistico, dove abbiamo voluto appunto valorizzare una leggenda che abbiamo trovato proprio lì nel posto. Grazie a, vedo che hai già cominciato a mandare dei dipinti. Questo è un dipinto recente, relativamente del 2008, fatto da Dario Zausa, ma quando siamo entrati nel locale abbiamo trovato due affreschi del 54 del professor Falco che rappresentavano due figure inizialmente È sconosciute e questa? particolari.
No, perché questo è già un pennello più fine e più recente. Invece quelle erano un po' sbiadite, sinceramente, ma abbiamo voluto mantenerle comunque. E rappresentavano Etele e Giordano. Ti vuoi che ti racconti la storia? Sì, adesso sono curioso. Cioè, questa rappresenta tutta la leggenda, giusto? Allora, Della montagna spaccata. in realtà, vediamo la figura del mago della montagna spaccata, che veniva chiamato qui perché era un signore che gestiva quella locanda, che ci sapeva fare un po' con le parole e diciamo con i suoi ospiti, dopo che avevano ben bevuto, li intratteneva raccontando queste leggende, queste storie. E quindi a noi è arrivata la leggenda della montagna spaccata grazie a lui che era il signor Luigi Pellicchero. Ecco, quindi Certo. abbiamo voluto raffigurarlo anche lì, anche se non è un mago che faceva magie, no, però è un mago che ci ha tramandato questa storia e che immagava le persone che lo ascoltavano, ecco, in questo senso. Se no non era un mago, se non Ecco. immagava, giusto? Aspetta, Chiara, abbiamo i saluti anche direttamente dal nostro orco della Val Breta. Visto, Ciao, visto. orco! Ciao, È Orto. una cara persona l'orco. E a volte, guarda, non ti ricorda Hagrid di Harry Sì, Potter? assolutamente. Appena l'ho visto. Sì. Allora, Chiara, Sì. adesso a proposito, leggevo Anna Scricco e Anna, le anguane sì, hanno qualche tratto in comune perché comunque sono figure d'acqua, ma le anguane sono ninfe. Le sirene vanno per la loro strada. Nel Veneto le sirene le troviamo nel lago di Ispida, che sarà una leggenda che racconteremo più avanti perché è una delle più belle storie d'amore. Lago di Ispida siamo già verso Battaglia Terme. E le anguane invece le troviamo dappertutto. Sono una cosa praticamente come nome specifica del Veneto. Solo che se diciamo anguane a volte, Chiara, la gente, come veneti non siamo portati a dar valore al nostro patrimonio, anche culturale, no? Culturale. Mentre se fossimo, la ninfa d'acqua greca, cioè ci riempiamo la bocca. Vabbè, comunque, questa bella montagna, questa bella località che è la montagna spaccata, adesso me la racconti. Oh, certo. Allora, beh, intanto, tanto per concludere la spiegazione del disegno, sulla destra si vede l'antica scalinata fatta di legno gli abitanti della zona che si erano costruiti per raggiungere valle più velocemente. E però dopo un po' questa scalinata divenne anche una meta appunto turistica e quella figura che vedete lì rappresentata è quella della regina Margherita di Savoia insieme al principino Aspetta, dov'è? Vittorio. È Dov'è? in questa, sulla parte destra della foto Sì? del dipinto, dove vedete in bianco e nero, in realtà è stato ripreso da una foto scattata nel 1876, mi sembra. Sì, beh, occhio e croce, a me Beh, basta capire. comunque, Allora, questa sì. riprende un Una disegno. visita importante della regina Margherita di Savoia. E sarebbe questa allora la regina? Esatto, sì. Maestà, avanti. Esatto. Se siete che è sua maestà, ragazzi, qua noi abbiamo un po', insieme anche a un fiat de créance, abbiamo ancora. Allora, e tornando a noi, queste anguane, anche noi le vogliamo vedere come delle splendide femmine ammaglianti e seduttrici, sicuramente non con delle caratteristiche brutte come qualcun altro le vuole descrivere. Che vivono appunto di notte lungo questi corsi d'acqua e che al sorgere del sole spariscono e quindi non si possono più vedere. In particolare, quella che vediamo raffigurata davanti alla cascata è proprio Etele, figlia della maga del bosco. E che la maga del bosco, come hai detto te, era Utele nel video precedente. Si dice Etele o Etele?
Noi abbiamo sempre sentito etele, poi. Perfetto, no? Perché se no, c'è la vostra cabina del telefono qua fuori e col telefonino e sigo, sì, non si vede liabel e liabel, no? È sempre un dubbio che... Allora, dai, adesso Ecco, entriamo. che Non ti interrompo appunto più, scusami. etele, no, era figlia della utele, che era chiamata la maga del bosco, e che regnava sovrana sulla valle, era più uno spirito la madre la maga del bosco, e su Etele gravava un sortilegio in quanto figlia della maga, perché quando la madre fosse morta, lei sarebbe dovuta salire a regnare come spirito della valle a sua volta al posto della madre. Successe che una mattina, andando al lavoro prima dell'alba, un giovane boscaiolo di nome Giordano passò di lì e vide nel bosco, nella valle, queste splendide femmine, queste anguane, e si innamorò della più bella di loro, che era Etele, appunto. Anche lei, con la coda dell'occhio, vide Giordano e fu amore a prima vista. Però i due non potevano amarsi fino in fondo, perché lui era un essere umano e lei era un essere fatato. Ma vollero comunque sfidare la sorte, e lui costruì per lei una casetta in legno senza finestre e porte, in modo che potesse rimanere con lui più a lungo possibile. E così fu. Loro vissero insieme alcuni anni felicemente, fino a che però il sortilegio si avverò. In una triste alba d'estate, la maga morì. E fu in quel momento che un grande boato scosse la montagna, e la montagna si spaccò in tutta la sua altezza, e Etele fu attirata all'interno della fenditura e sparì verso il cielo, mentre Giordano rimase a valle sconsolato per la perdita del suo unico grande amore. E quindi, guardando le montagne, a un certo punto si accorse però che iniziava a sgorgare dell'acqua nuova, una nuova sorgente era apparsa improvvisamente, e si rese conto che quello era il simbolo dell'amore che Etele avrebbe provato per lui per sempre, e che attraverso l'acqua lo avrebbe raggiunto ovunque. Ecco qui in breve la leggenda della montagna spaccata, per cui noi riteniamo anche che l'amore di questi due personaggi poi sia rimasto imprigionato all'interno della spaccatura, e che porta fortuna a tutti gli innamorati che o si incontrano lì o frequentano il posto o lo visitano per una volta. Noi l'abbiamo trovata una cosa efficace sia per i miei genitori che per me e mio marito e per molti altri amici. Capito? Ci siamo persi? Temo che si sia interrotto il collegamento. Sarà una magia delle anguare. Allora io vado avanti a parlare qua. Ho perso il mio capitano. Allora, niente, vi stavo dicendo Mi senti sia. adesso? Ti ho Sì, perso, scusa. E mi senti? Ben, eh? Sì, ti sento adesso. perfetto. Sì, scusa. E mi ero perso io perché non mi ricordavo che dovevo premere un bottone. sì, sul tema, Antosi. Allora, aspetta che saluto un po' tutti. Ciao, Renata. Quindi. Sì. Perché Renata è una mia attrice, un'attrice degli spettacoli che in sceno, e allora le torna in mente la leggenda della montagna spaccata. Allora, No, mi sono l'orco trovata un me... attimo sola e Sì, hai credo che fatto siamo. bene. Non capivo, invece ero io che sbagliavo. Allora, ma adesso è tutto a posto. Le anguane
Oltre ovviamente in questo sito che consiglio a tutti di andare a visitare perché lo sono andato a vederlo anche mio, è molto molto bello. Le troviamo ovviamente in altri covoli, in altri luoghi, comunque dove c'è una situazione di meraviglia, di mistero. Li troviamo anche, e qui mi ricollego a un'altra leggenda di un altro posto, nel laghetto nella fonte della giovinezza. Ah, la sai la storia della fonte della giovinezza, Chiara? No, dimmela. Ah, ben cara, sapessi. Vuoi che te la se però se te la racconto se insisti, vuoi che insisti? Sì, assolutamente, io voglio saperla. Allora ti faccio vedere intanto il posto. Vi faccio. Però devi questa è Etele. Cos'è che tieni in mano qui, Etele? Ah, non si vede, non stai condividendo. Ah, ti chiedo scusa, sì, perché l'ho tolta. Cos'è Niente, che tieni in mano niente. qui, Etele? Allora, questa è proprio la figura della statua che era di Etele, che tiene in mano una sorta di sogno che lei aveva. L'abbiamo raffigurato, è stato raffigurato come questa sfera un po' magica, dove dentro c'era appunto il sogno d'amore di Etele e Giordano, il sogno tra un essere umano e un essere fatato e il loro amore. Che meraviglia! Però adesso allora andiamo avanti. Eccolo qua. Chi conosce e ha dimestichezza con questo luogo sicuramente lo conosce. Vi faccio vedere così. Eccolo qua. Tac. Allora, questo è il laghetto, è la fonte della giovinezza, detta anche il laghetto delle tose. Perché? Perché le sue acque benefiche hanno la proprietà di mantenerti giovane. Siamo nella zona di Calalzo di Cadore. A nord di Calalzo adesso c'è anche una sorta di diga e c'è appunto il lago di Calalzo. Beh, se scendete un attimo prima dello sfioro del lago, c'è un laghetto. È questo, il laghetto di Lagole, un luogo che porta nel suo DNA il culto dei paleoveneti. È un luogo che le donne del villaggio lì vicino andavano sempre a farci il bagno per mantenersi belle e per i propri fidanzati e per i propri mariti. Le anguane che abitavano nei covoli appresso mal digerivano questa cosa, perché gli uomini erano attratti da queste belle donne, soprattutto Bianca, la figlia del capo villaggio, era la più bella in assoluto di tutte le donne. Una notte di plenilunio, quando gli uomini uscirono da soli a cacciare, le ragazze andarono a fare il bagno nel laghetto di Lagole, come accadeva ad ogni plenilunio, soprattutto in quelli d'estate. Le anguane attesero un agguato e quando tutte le donne del villaggio furono dentro il laghetto, loro entrarono violentemente con cattiveria e con i loro zoccoli di capra calpestarono e uccisero tutte le donne, anche Bianca. Poi presero delle fiaccole e andarono a piccare fuoco al villaggio. Gli uomini che erano fuori a cacciare si accorsero di divampare delle loro case e scesero velocemente. Ma ahimè, poi si accorsero che c'erano state delle efferatezze proprio sul laghetto. Tutte le mogli e le fidanzate erano state uccise. A quel punto presero la più bella, la figlia del capo, Bianca, e decisero di portarla su in una croda e dedicare a quella croda il nome di Bianca. Quella sarà Croda Bianca. La portarono su. Il dio di Lagole, impietosito da tale strazio, compì un primo miracolo. Dove cadevano le gocce di sangue di Bianca, nacquero Nascevano
dei fiori rosa e profumati. Poi una volta arrivati alla vetta, gli uomini scavarono la fossa e lì seppellirono Bianca. Sistemarono la tomba e il dio di Lagole compì un secondo miracolo. Pietrificò quegli uomini affinché nessuno abbia a disturbare il sonno di Bianca. Poi le anguane si ritirarono nelle loro grotte e il dio di Lagole, per punizione, rese benefiche le acque del laghetto di Lagole. Così morirono avvelenate tutte le anguane. E una volta accaduto ciò, il laghetto tornò con le sue proprietà benefiche, di cui ancora oggi ne godiamo. Pertanto, bisogna comportarsi bene. Aspetto. Meno male. No, consiglio a tutti di andare a vedere il laghetto di Lagole perché in effetti, brava Anna, brava, vedo che conosci anche tu la storia della Dea Reizia, perché come Veneti comunque dipendiamo da questa divinità che è per dare un'idea a tutti gli amici ascoltatori, la Dea Reizia stava ai Paleo-Veneti come Dio. Sta agli italiani nel secolo scorso, grande devozione. Ecco, questo per dare un'idea del concetto matriarcale, la madre terra, e l'abbiamo portata avanti nei secoli. Fatto sta che, ad esempio, la troviamo, abbiamo una grande presenza della Befana, abbiamo molte leggende dove comunque le donne sono fortemente presenti. Ma di questo ne parleremo un'altra volta. Chiara, beh, intanto io spero che ti sia. A me ha fatto gran piacere questa chiacchierata con te. Se hai altre cose da aggiungere, ben volentieri, sono a tua disposizione. Hai tutto il pubblico dell'Almanacco del Mistero. Mi fa piacere di sapere che persone come te tengono vive queste leggende, perché anche io e la mia famiglia cerchiamo di portarle avanti convinti molto più possibile, attraverso anche delle rappresentazioni che facciamo non tanto alla chiamata di marzo, ma proprio direttamente alla montagna spaccata, periodicamente, soprattutto d'estate. E mettiamo in scena con degli attori i vari personaggi, quindi Giordano, Tele la maga, le altre anguane, i boscaioli, ed è molto molto affascinante perché si entra in un mondo magico e adesso al giorno d'oggi credo che abbiamo bisogno tutti di tornare un po' bambini e di vivere un po' di magia, ecco. Quindi mi fa Guarda, piacere sapere che anche tu ci credi. c'è una mia amica, Margherita Michelazzo, che ti può garantire di aver visto le anguane in un ruscello da bambina. E una cosa meravigliosa, quasi con dei capelli argentei. La devo prendere una volta e registrare il suo racconto perché è meraviglioso, è incantevole quando mi descrive quella scena. Allora, io in genere mi lego sempre una volta terminate le leggende, racconto un aneddoto sugli animali e partendo dall'acqua, a questo punto non posso che legarmi al lago di Cauria. È il drago del lago de Cauria. E questa fetida bestia che sguazza nel lago di Cauria e poi va a tuffarsi e a divertirsi nei laghetti di Colbricon. È un drago tremendo. Nel Veneto ne abbiamo cinque. Uno è il lago di Sicuri, il drago di Cauria, il drago mamma mia, il dragone lucente, li conosco a memoria, guarda, ce li ho qui dietro sempre, gli do da mangiare ogni tanto. Il dragone lucente che d'inverno va in letargo a cima 12 dell'altopiano dei Sette Comuni, mentre d'estate va dall'altra parte del
della Valsugana e sopra l'altopiano del Tesino. E il dragone lucente lo videro la prima volta in un periodo di ottobre, quasi come un taglio di fuoco sopra i cieli della Valsugana. Poi abbiamo il drago Tarantasio, il figlio mitologico di Ezzelino III, il drago del Monte Fiorin, e poi c'è un drago che sputa ghiaccio, ma di questo non vi racconto proprio, no, è un drago che sputa ghiaccio, ma che sto cercando di approfondire, però sappiate che ce l'abbiamo. Scusa, allora, è amico di Elsa? No, è un drago che sputa ghiaccio ed è tremendo, e lo sto tenendo in canna per un racconto che scriverò più avanti. Allora, sai, Chiara, come funziona l'almanacco? Che alla fine ci si saluta e si va ad ascoltare il consiglio, il proverbio del Pasqualigo raccontato dall'orco. Ti ricordi che ce l'abbiamo avuto prima che ci guardava? Perché è anche tecnologico il nostro orco, sai? Sì, ha lo smartphone direttamente dalla sua tana. Mia, oh, va che niandri! Noi di Veneto spettacolo mistero, siamo degli orchi moderni, ragazza. Cioè, gli orchi in genere si trasformano in animali spaventosi per i bambini e in condizioni meteorologiche critiche per gli adulti, perché si trasforma in tempesta, te rovina il raccolto, in vento tremendo. A proposito, nel bellunese c'è il Bissaboa, un vento pericolosissimo. Beh, questo orco, quando è, che siccome è anche buono, e il magna, il beve, e fa tutto quello che puoi fare, però è il gasto telefonin, non lo so, insomma, è diventato bravo. Sentiamo, allora io ti saluto e ti ringrazio tantissimo. E grazie a te, è stato un piacere, grazie a tutti carissima. Voi. E poi ci diamo appuntamento a domani, con domani è mercoledì, vero? E allora abbiamo la coppia di Rovigo, Evelyn e Michael, che io non so cosa ci combinano domani quei due lì, sono pericolosissimi. Per me Evelyn e Michael hanno seri problemi, sono meravigliosi. Segui la puntata domani, Chiara, perché vedrai due ragazzi stupendi, pieni di voglia e di entusiasmo. E poi giovedì vi accompagnerò in montagna e scopriremo dei misteri legati ad un soldato inumato nel sacrario, un soldato che si chiama Peter Pan. Ciao a tutti e ascoltiamo il proverbio dell'orco. Ciao, ancora uno se l'ho offerto perché sono stato sincero. Ad ero su Pironchi a montagna, avevo cattato uno. Ciao, ed era brutto fa peste? Ah, so brutto mio, ma quello mi ciavava. Ciao capo, ma se ne scala il carregotto quello è brutto così? E sto qua mi parla e fa, ti sarebbe un tia? Io ho detto, mi scusa, ma mi sono sincero? E se ricorda sempre che chi ha dentro il fuoco e manda fuori il fumo? E ciao, sto qua ragazza suo, e si è messo qua in mezzo le gambe e è andato avanti a fare i suoi mestieri. E come sono sincero nel dirvi, che il Veneto a te strega!